Pignatara, quartiere multietnico, ospita una casa famiglia e ce la racconta Isabella Di Chio. Siamo a Tor Pignatara, quartiere di Roma che affonda le radici nel passato, che ora è una delle zone più multietniche della capitale. Qui a via Bufalini, dalla fine degli anni Ottanta, c'è una casa famiglia che si occupa di bambini e adolescenti. È stata intitolata a padre Lodovico Pavoni, fondatore della Congregazione dei Figli dell'Immacolata, meglio conosciuti come Padri Pavoniani. L'hanno definita come un pronto soccorso per i disagiati. Più di 100 bambini vengono accolti, seguiti nei compiti, nelle attività ricreative. Poi ci sono gli adolescenti. È stata fondata da padre Claudio Santoro, origini lombarde ma romano d'adozione, insieme ad alcuni laici. Io tutti i giorni, anche sabato e domenica, perché lunedì e venerdì è la struttura portante, dopo scuola, recupero scolastico, i volontari, la merenda, il pacco viveri. E poi la nostra giornata è scandita, ci sono due campi grandi su cui lavora la casa famiglia. Uno i minori, i più piccoli, a volte anche le mamme con i bambini in braccio, fino all'età della scuola elementare. E lì c'è tutto un discorso di presenza educativa, soprattutto per quanto riguarda anche la psicologa, distribuzione pacchi, distribuzione viveri, dopo scuola recupero scolastico, scuola di ceramica, ed è una cosa materna proprio bellissima per questi bambini. Poi quando arrivano a 12-13 anni questi bambini ci mettono nel grande cortile che vedete qui, e qui si inseriscono qui i ragazzi del territorio, ed è una cosa stupenda che sono già tutti preadolescenti e adolescenti. Con lui tanti volontari, tanti laici, tante mamme e tante signore che non si risparmiano. C'è chi aiuta nei compiti, chi prepara la merenda e chi gioca con i bambini. Sempre con rispetto e con l'immancabile sorriso. Dario ha 30 anni, accoglienza ma anche ascolto e un pizzico di allegria. Questo il segreto. Si riceve molto, almeno io ho ricevuto moltissimo da loro, da tutti i bambini ma anche dai volontari, perché siamo proprio un gruppo unito e brava gente, diciamo. C'è qualcuno che ci sta guardando in questo momento e che volesse darvi una mano? Come può darvi una mano? In vari modi. Noi abbiamo bisogno, se sta anche nelle vicinanze, che vuole venire a darci una mano con i bambini, perché alcuni giorni ne abbiamo anche tanti da seguire. Poi vabbè, raccogliamo anche indumenti, alimenti, e noi diamo quello che possiamo, in poche parole. Informazioni sul sito www.casafamiglialodovicopavoni.org. Qual è l'esigenza primaria a cui risponde la Casa Famiglia Lodovico Pavoni? In una parola. La famiglia. Cerchiamo di essere famiglia di gente che non ha famiglia. Questo per i bambini piccoli e per le famiglie. E per loro l'amore, l'amicizia. Il sorriso. Diamo uno sguardo.